Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo piccolo video. Come promesso, siccome come ho detto l'altra volta, avevo poco tempo, porto questa miniserie per così dire, nel frattempo che non riesco a sopperire all'altra, appunto di Blood Honor, che sarebbe appunto Risiko Online. Allora, non perdiamo tempo, vi faccio subito vedere come è fatto questo gioco. Andiamo a giocare in linea e allora, in teoria il nome non posso cambiarlo, quindi io sono Rusty Thief e possiamo utilizzare la modalità strategico che ci vuole più tempo o lampo, cioè conquista lampo, cioè uno conquista finché per così dire non finisce le truppe. E quindi io direi di andare a giocare. Subito abbiamo trovato quattro giocatori. Vi voglio per così dire oggi far vedere un pochino com'è il gioco, perché spesso molti abbandonano il campo di battaglia e lasciano più di un minuto per così dire a far aspettare gli altri giocatori. Infatti, come vedete, in fondo a sinistra c'è il tempo che va alla rovescia, cioè 1 minuto e 15, 1 minuto e 14, 1 minuto e 13, appunto, perché sarebbe il tempo che ha ogni giocatore di schierare le proprie truppe. Il punto è che, come sta facendo questo qui, probabilmente adesso non so che cosa sta facendo, spesso alcuni lasciano il campo di battaglia e fanno aspettare molto gli altri giocatori, quindi per un video sarebbe proprio la cosa pessima, sarebbe proprio la cosa da non fare. Ora giustamente vi faccio vedere un po' com'è strutturato più o meno il gioco, quindi magari anche se non la finiamo la partita se la interrompo, giusto per farvi vedere. E ok, infatti il generale network è fuggito e le sue truppe rimangono in modalità di difesa. Ora tocca a un altro, appunto. Adesso tocca a me e io sono quello giallo. Vedo che nell'Oceania, cioè dove c'è l'Australia, ci sono già 10 truppe. Quindi decido per così dire di impossessarmi del Sud America. E adesso partono per così dire i combattimenti. Infatti, come vedete, ci sono i dadi che giocano proprio come nel Risiko normale. Fondamentalmente, questo sarebbe il Risiko americano, ecco. Il generale Raggi è fuggito, le sue truppe rimangono in modalità di difesa. Ok, quindi rimaniamo in tre, da che ho capito. No, in due, scusa. No, sì, no, in tre, in tre. E adesso aspettiamo questo qui, Q8666, che sta giocando. Un brutto numero. E niente, io come ho detto vi farò vedere per così dire più o meno com'è il gioco adesso, magari in questa puntata andiamo soltanto a conquistare tutto il Sud America e è appunto il Risiko Online, quindi è molto carino, diciamo che sì, ci vorrebbe un pochino più di tempo ecco per registrare il tutto, cose che come ho detto in questi giorni non ho per nulla, però almeno questo piccolo video per intrattenervi, siccome non riesco a fare quello grande di 25 minuti della serie, appunto, della serie dei Marata, volevo almeno fare questo qui. Poi, come sempre detto, adesso tocca a me, vado a conquistare il sud del Sud America. Come sempre detto, appena avrò tempo, adesso vado a conquistare il Brasile, appena avrò tempo cercherò appunto di registrare. Ok, manca soltanto un piccolo paese e l'abbiamo conquistato. E andiamo a conquistare anche il Nord Africa. Purtroppo vedo che le mie truppe non, per così dire, riescono ad avere la meglio contro quelle nemiche, quindi decido di non sprecarle. E allo stesso tempo faccio una cosa molto furba, cioè vado a spostare appunto tutte le mie truppe. Quindi le sposto queste qui in difesa, queste qui le raggruppo, mentre le altre appunto le lascio dove sono. Bene ragazzi, questo è un piccolo tutorial per così dire, piccolissimo veramente tutorial per così dire, non, adesso non mi vengono le parole, non proprio un tutorial, ecco, volevo farvi vedere come è fatto questo gioco che è molto carino, vi consiglio anche voi di scaricarlo mobile dal tablet, dal telefono perché è molto bello, è fondamentalmente come detto a Risiko normale, adesso vabbè mi stanno scannando e niente ragazzi, per questo piccolo video torniamo. Vabbè, c'è la pubblicità, ok, va bene. Posso skippare tra un secondo, ok, la skippo. Come stavo dicendo, per il momento è tutto.
E spero la prossima volta di fare una partita completa. Adesso volevo soltanto farvi vedere le grafiche, la dinamica del gioco. E noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!